una location diversa dal solito che non avete mai visto, e infatti sono nella mia nuova casa a Milano. Vi farò vedere la casa appena sarà pronta, devo ancora sistemare alcune cose, ma questo video è incentrato su un altro argomento, che è come ho organizzato il trasloco, cioè come sono riuscita a trasferirmi qui. Secondo me è stato un trasloco non convenzionale, o meglio, io non l'avevo nemmeno mai concepita la possibilità di fare una cosa del genere, perché invece di prendere un camioncino in affitto o assumere qualcuno per portarmi via i pacchi, lì ho inviati tramite corriere. Mi sono affidata a un sito internet www.paccofacile.it che si appoggia alla SDA come corriere. La differenza è che non so perché, ma se uno prova a fare lo stesso servizio tramite SDA, tramite BRT o tramite DHL, inviare gli 11 pacchi che ho inviato io costava 200 euro, ma una cosa assurda. Invece attraverso questo sito ho pagato 80 euro. Anzi, in realtà il servizio in sé costa di meno, perché io ho voluto includere l'assicurazione che mi è costata 15 euro. Consiglierei questo tipo di trasloco soltanto a chi ha effetti personali da trasportare, come ad esempio chi si trasferisce in una nuova casa per la prima volta o chi va in Erasmus. Infatti molti mi avete scritto dicendo che voi che siete partiti per l'Erasmus avete utilizzato il corriere. Geni! Prima di dirvi tutti gli step che ho affrontato per fare il mio trasloco, voglio anche dare un consiglio a chi sta pensando di trasportare un motorino o qualunque mezzo pesante che magari non riesce a coprire la distanza tra una città e l'altra. Ad esempio io ho un cinquantino blu e già da Padova l'avevo fatto trasportare a Piacenza e adesso l'ho fatto trasportare a Milano. È la seconda volta che mi affido a questo sistema, quindi vi assicuro che funziona, e sono delle specie di aste online. Ci sono diversi siti, ad esempio Macingo, oppure questo che ho utilizzato questa volta è Spedingo, dove essenzialmente uno descrive quello di cui ha bisogno. Quindi io ho bisogno di trasportare un viaggio da Piacenza a Milano e mette la domanda. Poi tutte le aziende iscritte a questi siti che offrono questi servizi ti fanno un'offerta e solitamente è a ribasso, nel senso io la prima offerta che ho ricevuto è stata 150 euro, ho aspettato 4-5 giorni, infatti vi consiglio di aspettare un po' di tempo, e l'ho portato via con 90 euro IVA esclusa, quindi 110 euro. Detto questo, andiamo al succo del video. Quindi, come ho organizzato il mio trasloco? Step 1. Ho definito il contenuto di ogni singolo pacco diviso per macro classi. Quindi ad esempio la dispensa, le ceramiche, i piatti, i bicchieri, la parte del bagno, i vestiti, insomma, ma dedicando ogni scatolone, che poi sono moltiplicati perché non ci stava mai tutto in uno. E infatti vi consiglio di scrivere questa lista a matita perché sarà in continua ristrutturazione e modifica. Una volta che ho definito il contenuto di ogni pacco, passo a suddividere tutte le mie cose nelle diverse macroclassi. Per me questo è un po' facilitato perché, venendo da un trasloco da Piacenza, avevo già comunque diviso la roba. Però di tutta la roba che mi sono portata da Piacenza ho fatto un'ulteriore suddivisione, decidendo quello che davvero voglio portarmi a Milano e cosa lasciare qui. Allora, ho passato il pomeriggio a inscatolare. Qui ho messo tutte le robe del bagno e i trucchi. Qui c'è tutta la dispensa. Questa è una scatola che pesa 25 kg, però c'è davvero tutta la mia dispensa, pasta, farina, eccetera. Qui ho messo i barattoli, ma mi sa che dovrò cambiare scatola perché ne ho altri di sopra, me ne sono accorta. E qui ho il Dyson. Qui ho altre scatole e, ragazzi, sta andando abbastanza bene. Ciao Fanny, tutto a posto? Ma la cosa più bella è che finalmente, e vedrete, avrò lo spazio per sfoggiare il servizio di Villeroy & Boch che mi sono creata in questi anni. Questi sono ad esempio il mio regalo di compleanno l'anno scorso, questa è stata una mia pazzia su Privalia, poi ho anche le tazzine, ho tutto, insomma mi sono costruita nel tempo il mio servizio e finalmente potrò usarlo. Io mi chiedo una cosa però, è possibile che sembri più incasinato di prima? Aiuto! Stavo riempiendo questo scatolone enorme con giacche e vestiti, perché ingombranti. Poi ho detto, bene, poi sopra metterò il piumone. Solo che
è talmente ingombrante che non ci sta. E allora ho fatto pace col cervello e mi sono ricordata dell'esistenza dei sacchetti sottovuoto. Non so se li avete mai visti, ma penso di sì. Praticamente questi sono dei sacchetti che hanno questa valvola. Metti i vestiti, qualunque cosa dentro, poi succhi tutta l'aria con l'aspirapolvere e riduce la misura, vedete, da prima a dopo. Io questi li ho presi dai cinesi perché sono andata da Tigotà e uno mi costava 4,30€, mentre quello grande 7,30€. Qui, come vedete, 3 euro e altri 3 euro. Quindi adesso vediamo come funziona. E guardate, questo è dopo i due che ho utilizzato. Qui devo ancora utilizzarli, devo andarli a comprare, però guardate, ho dimezzato l'utilizzo di questa scatola. No, vabbè, mi sento intelligente, ragazzi, mi sento intelligente. Ad esempio, partiamo da qui e arriviamo. Ta-da! Tutto in 5 pacchi. Come vedete qua dietro non c'è più nulla praticamente, questa roba che mi tengo adesso, perché ecco una cosa, un errore che si può commettere è quello di mettere tutto via e poi rimanere nudi. Spesso nei miei traslochi ho commesso questo errore e infatti ho indossato gli stessi vestiti per 4 giorni, non è una buona idea, quindi ricordate sempre di tenere cose da parte. Io ho tenuto da parte qui robe per la palestra e poi di là ho tutti i vestiti. Oggi è giovedì e ho appena fatto la prenotazione per il ritiro dei pacchi sul sito che vi dicevo di Pacco Facile. Ho stampato tutte le lettere di vettura che devo consegnare al corriere quando arriva. Praticamente ho dovuto classificare ogni scatolone in base alle misure e il peso e gli è stato attribuito un numero. Quindi adesso, chiudendo i pacchi, darò lo stesso numero perché secondo me ce lo devono appiccicare sopra. Questo per velocizzare la consegna domani e non fare casino. Finalmente è giunto il momento tanto atteso di chiudere i pacchi. Questo è il pacco numero 7 qua. E ora lo chiudiamo. Questo è un ottimo workout per l'interno coscio. Uno fatto, me ne mancano 10. Quindi i pacchi me li ritira il corriere e mi arrivano lunedì, mentre io oggi, venerdì, parto e vado subito a Milano, apro casa per pulire, perché voglio che sia tutto pulito prima di mettere la mia roba. E parto con una valigia grande con strizzi, che è il mocio, l'aspirapolvere e poi l'essenziale degli asciugamani che ho piegato con metodo Mary qualcosa. Prodotti come il cura lavatrice. In questa scatola ho messo un sacco di roba, tipo scarpe, accessori, quindi l'essenziale. Poi parto con un trolley dove ho essenzialmente messo la biancheria in uno dei sacchetti sottovuoto e i miei vestiti per questi giorni prima che arrivi tutto il resto. E poi con una mia borsa / mini valigia personale con computer eccetera per stare in treno. Ovviamente non si viaggia leggeri. L'obiettivo è poi arrivare, prendere le chiavi e andare subito da Tigotà, che dovrei avere vicino a casa, e comprare i prodotti per pulire, così da poter cominciare subito. Ovviamente nelle mie scatole non c'è stato tutto e tutta questa roba, ad esempio il mio scatolone con le cose di Villeroy, le mie scarpe, altri accessori eccetera, verranno su la settimana prossima con mia mamma, perché ho reputato che non avesse senso portarmi Luna questo weekend perché pelo e pulire non vanno molto d'accordo, quindi preferisco andare su io, sistemare per tutta la settimana, pulire, farle trovare l'ambiente perfetto per accoglierla la settimana prossima, quindi la mia prima settimana a Milano sarà senza Luna. Che cool, lunedì mattina, ore 9 e sono appena arrivati tutti i pacchi. Oh, yes!
Noi adesso passeremo la giornata a... Ah no, aspetta, non vi faccio vedere la casa. Passeremo la giornata a spacchettare e sistemare tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!